Buongiorno cari adepti civettuoli, oggi voglio riprendere in mano la serie degli amori torinesi per parlarvi del brevissimo interludio amoroso tra Jean-Jacques Rousseau e la Madama Basile. E ci racconta questo episodio per filo e per segno lo stesso filosofo all'interno della sua autobiografia, Le Confessioni. E appunto ci narra che nel 1728 lui si trovava a Torino per la sua conversione al cattolicesimo. Aveva 16 anni ed era quindi nel pieno dell'adolescenza, con gli ormoni a palla, e osservava tutte le belle donne, le tote, le totine che giravano per la città. Rousseau ci racconta però che presto rimase senza soldi, quindi dovette mettersi a cercare lavoro, cosa che non fu facile. Però ci dice questo: un giorno di buon mattino, passando per la Strada Nuova, quindi per l'attuale via Roma, vidi una giovane mercantessa di tanta buona grazia, di un aspetto così attraente, che malgrado la mia timidezza con le signore, non esitai ad entrare e offrirle i miei poveri talenti. Questa giovane mercantessa lo accolse in modo molto benevolo, gli offerse la colazione e si fece raccontare la sua storia. Dopo aver fatto una piccola prova, decise di assumere Rousseau nel negozio. Lui descrive questa donna in questo modo: dice che era una brunetta provocante e vivace, di 5-6 anni più grande di lui, che si vestiva in modo molto curato, in modo molto elegante, con fare molto civettuolo. Però, nonostante questa esuberanza estetica, era comunque una donna modesta e timida. Anche lui era molto timido con le donne e quindi dice nelle sue confessioni che per loro era difficile che si venisse prontamente a una facile conclusione della situazione. Inoltre la donna era sposata con un uomo più vecchio e molto geloso, che spesso si allontanava da Torino per dei viaggi di lavoro e che quindi lasciava nel negozio un commesso brutto e antipatico che doveva sorvegliarla. Rousseau perde la testa per questa giovane merciaia e sentite che cosa dice: ero imbarazzato, tremante, nondimeno temevo il più della morte il dover allontanarmene. Divoravo con occhio avido tutto ciò che potevo mirare senza essere veduto: i fiori della sua veste, la punta del suo piedino, l'intervallo di un braccio sodo e bianco che compariva fra il suo guanto e la manichetta, e quello che si formava fra il contorno della sua gola e il suo fazzoletto da collo. A forza di guardare quello che io potevo vedere, od anche ciò che non potevo, i miei occhi si turbavano, il mio petto si opprimeva. Questo pericoloso spettacolo finiva per perdermi e quando ero prossimo a cedere al mio trasporto, ella mi diceva qualche parola in modo così tranquillo che mi faceva tornare in me. Quindi lui passava il tempo a sospirare e a spasimare nei confronti di questa donna che era compiaciuta dalle sue attenzioni, però non è che lo incoraggiasse più di tanto. Un'occasione non sfruttata purtroppo fino all'ultimo, arrivò poi un giorno quando lei si recò sopra al negozio nella sua camera da letto e lui la seguì. Lei era appunto all'interno della sua camera con la faccia rivolta verso la finestra e le spalle rivolte verso la porta, quindi lui entrò in questa camera in modo molto silenzioso per non farsi assolutamente sentire e poterla ammirare. In realtà c'era uno specchio in questa stanza attraverso il quale lei poteva vedere tutto e vide a un certo punto che Rousseau si inginocchiò e distese le braccia verso di lei come per volerla abbracciare. Quindi lei girò leggermente la testa facendo capire al ragazzo che l'aveva visto e con il dito gli indicò un tappetino che c'era ai suoi piedi. Quindi Rousseau non perse l'occasione, andò ad inginocchiarsi su quel tappetino vicino alla signora, ma non fece assolutamente niente. Sentite che cosa dice: ero muto, immobile, ma non certamente tranquillo. Tutto in me indicava l'agitazione, la gioia, la riconoscenza e gli ardenti desideri incerti nel loro scopo, contenuti dal timore di dispiacere. Non successe assolutamente niente perché poi arrivò una domestica e quindi i due si allontanarono, ma lui prima di andarsene prese la mano della Madama Basile e le diede due baci ardenti, al secondo dei quali sentii quella mano graziosa premersi un po' alle mie labbra. L'occasione che avevo perduta non tornò più e i nostri giovani amori rimasero a quel punto. Forse per questo il ricordo di quella donna è rimasto impresso con segni tanto soavi nella mia mente.
Nulla di tutto ciò che mi ha fatto provare il possesso delle donne vale i 2 minuti trascorsi ai suoi piedi senza neppure toccare la gonna. Un piccolo segno con un dito, una mano premuta contro le mie labbra, sono i soli favori che ricevetti dalla signora Basile. Tornato dopo qualche giorno, il marito lo licenziò su due piedi. Lui cercò, nei giorni successivi di tornare per farsi vedere dalla madama Basile, ma non la trovò mai. Trovò sempre il marito e quel commesso antipatico che gli faceva segni minacciosi qualora si fosse avvicinato all'ingresso del negozio. Spero che questa piccola pillola vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!